E ciao a tutti e bentornati alla One Tile Challenge su Cities Skylines 2. Io sono Rodi e nello scorso episodio abbiamo continuato a far crescere la densità della nostra città, continuando a raggiungere diversi edifici di alta densità. Vedete che ne stiamo ancora pagando lo scotto perché abbiamo della gente che si sta trasferendo proprio in questo momento. Vedete, tutti si sta trasferendo. E la nostra città sta continuando a crescere. Non sembra più quella con cui abbiamo iniziato. Siamo oltre le 75.000 di popolazione e stiamo facendo un fracco di soldi. Quindi, wow. Fenomenale. Quindi, adesso si tratta di una questione un attimino d'attesa, di smaltire il traffico. Come vedete, è un pochino tragica la situa. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui City Builder. E quindi, una volta che sarà smaltito questo, potremo andare a continuare. Allora, il traffico dovrebbe essere solo da tutte e due le parti, eh sì, perché avevamo costruito da entrambe. Siamo stati molto bravi. E poi abbiamo qua anche degli uffici che stanno crescendo. Perché dobbiamo ridurre il tasso di disoccupazione che è ancora un pochino problematico. E se andiamo a controllare qua, vedete che abbiamo un decente numero di impiegati. Più che decente, userei dire. Stiamo istruendo la nostra popolazione. Stiamo istruendo bene e sono molto contento. E nonostante tutto, vedete che le nostre scuole superiori non sono messe così bene. Quindi vediamo un pochino dove c'è bisogno di una scuola superiore. Questa è ancora abbastanza vuota. Questa è piena. A questo punto mi viene a pensare che sia quest'area che ha bisogno di una scuola superiore. Assolutamente sì. Ok, quindi andiamo a prendere scuola superiore. Urbana, eccola qua. E andiamo a piazzarla. Poi andiamo già a mettere gli upgrade, così non ce li dimentichiamo più. E voilà. Questa dovrebbe darci un pochino di aiuto. Per il resto è come al solito un gioco di attesa. Dobbiamo attendere che tutte le persone che sono arrivate si vadano a sbolognare. Vedete che qua si è quasi sbolognato tutto. Ora l'unica cosa che possiamo fare nell'attesa è andare a mettere giù altri uffici, altri negozi, che sicuramente faremo. Perché ho già dei piani a riguardo. Tipo questo lo voglio che sia interamente di negozi. E mettiamo in pausa un secondo. Voilà. E sarà tutto alta densità americano. Lì. Così gli facciamo passare la voglia dei negozi. Ora non so perché non mi stia facendo dei negozi grandi. Però vabbè, ci si accontenta, che vedevo di. A questo punto proviamo a fare un'ultima volta. Negozio grande, ok. Ok, adesso mi piace già di più. Ecco in mezzo, dai. Tanto per dire, andiamo a decorare la città che non l'abbiamo mai fatto. Andiamo a metterci tre querce. Visto che è una delle cose che non cambieranno mai, questa. Ok, i due cambiamenti laterali ci sono. Ora dobbiamo aspettare che si smaltisca quello centrale che, sapete, ci abbiamo provato davvero tanto le altre volte, ma c'è ben poco da fare. Quando il traffico è tanto, noi abbiamo pochi ingressi qua. Se non scelgono le vie laterali, noi non possiamo farci troppo.
però, devo dire, il tutto sta procedendo al meglio. E ne sono molto contento. Il problema sono anche questi grattacieli, probabilmente, dove la gente si sta trasferendo. Ok, abbiamo di nuovo richiesta di uffici, fantastico. Allora, qua io andrei a fare una piccola sorpresina a questi abitanti e rendiamo tutto questo europeo mixed. Lì. E poi. Vediamo un pochino cosa ci manca che ancora bassa densità. Questo ci guardiamo poi. E poi ci vogliono un pochino di uffici qua giù, che non ne abbiamo qua giù. Per cui vamos. Lì. Vedete che anche qua si sta smaltendo la coda, no? No, non si sta smaltendo, che sto di... No, vabbè, si sta smaltendo, è abbastanza fluida, non me l'aspettavo. Ok, nel mentre che tutto si muove, sono curioso di vedere il nostro trasporto pubblico come sta andando. I bus sono limitati, lo vedete, nonostante ne abbiamo aggiunti tanti, sempre 8.000 sono. C'è nulla da fare. La metro è decisamente poco usata, il che non me lo aspettavo. Sinceramente mi aspettavo che la metro fosse utilizzata di più. Mentre i tram invece continuano ad essere utilizzati davvero tanto. Il che mi piace molto. Ok, dai che si è quasi smaltita la coda, ci siamo quasi. Tanto qua continuano a venire su dei grattacieli, che schifo non ci fanno. Qua vengono su dei belli edifici ad angolo europei. Ottimo. Queste sono le cose che portano gioia. Ok. Qua abbiamo un pochino di problemi di traffico, ma non sembra troppo peso la situazione, quindi possiamo aspettare prima di doverci litigare. E io voglio dare un'occhiata a come siamo messi con... ecco, forni crematori, siamo messi da cani. Non ci stiamo dentro, ma neanche. Quindi abbiamo bisogno di più forni crematori. Ok, allora. Allora. Perfetto. Vediamo un pochino cosa ci dice. Ok, sicuramente ce ne serve almeno un altro. Quindi andiamolo a piazzare magari qua giù. Ok. Ok, adesso siamo a malapena in positivo. Ottimo. Qua gli abbiamo dato tutti i potenziamenti. E va bene, assistenza sanitaria per il resto siamo a posto. Poi... per l'immondizia siamo ancora a posto. Scuole, siamo a posto. L'unico problema rimane il college, che
C'è ben poco che possiamo fare. Occupa un botto di spazio il college. Potremmo piazzarne un altro qua in mezzo, eh. Vediamo un poco. Se io volessi piazzare il college qua. Ma neanche troppo, dai, facciamolo allora. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui City Builder. Ok, e ora andiamo a fare... Taratantantan, taratan, taratantantan. Ok, taratan. E qua ci andiamo a inserire l'affitto basso. Ok. E qua di fianco ci andiamo a inserire gli uffici. Ok. Perfetto. Adesso si ragiona. Poi andiamo a dargli l'ala di estensione. Ok, e più di così non possiamo fare perché abbiamo tre college. Direi che sono più che sufficienti. Va bene. Poi, il rischio di incendio qua giù è abbastanza alto. Quindi sicuramente una caserma dei vigili urbana schifo non ci fa. Non ha potenziamenti, non ha altro, ma sicuramente ci va ad aiutare. Bene. Poi, Pula. Pula direi che siamo messi abbastanza bene, anche se ne abbiamo una sola. Andiamo ad aggiungere un po' di auto di pattuglia. Perfetto. E direi che non dobbiamo più pensarci. E infine, i parchi. Per i parchi siamo messi abbastanza bene. Non tanto, ma abbastanza. Possiamo andare a sbloccare altri parchi. Così abbiamo un attimo più di scelta. Tipo qua giù noi possiamo andare a inserire qualche parco sportivo. Ecco qua. Che cavolo è successo qua? Fatto un casino, fratelli. Ok. Ho distrutto un palazzo. E qua è già pieno di senza tetto che l'ho appena piazzato. Fantastico. Non bene, oserei dire. Ok. Allora, abbiamo un po' di traffico per i palazzi che si sono costruiti qua. E ci sta. Assolutamente ci sta. Allora, noi dobbiamo avere ancora un'area con degli uffici qua a bassa densità. Quindi questi centrali li lasciamo. Anzi no, lasciamoli così. Non voglio stare lì a fare dei pocci proprio adesso. Ok, e a questo punto direi di continuare l'aumento della densità andando a rendere tutto questo abitazioni con affitto basso. Ok, adesso si ragiona. Ok. Bene.
turismo. L'altra attività è praticamente tutto qua al giardino botanico. LOL. Che ci frega, che ci importa, collegamenti esterni sono tutti a posto. Ok. E poi comunicazioni, servizio postale, fa schifo. Quindi dobbiamo assolutamente piazzare un altro ufficio postale, il cui posto direi che può andare benissimo qua. Ok, e con questo dovremmo essere a posto. E telecomunicazioni, siamo a posto, ma non troppo. Ci serve larghezza di banda. Boia. Quindi magari potrebbe essere una buona idea andare a inserire la server farm. Da qualche parte. Però occupa davvero tanto spazio la server farm. Quindi magari mettere un'altra antenna. Mettere quest'altra antenna non sarebbe male. Andiamo a piazzare qua, tipo. Voilà. Intorno all'antenna ci andiamo a mettere dei negozi ad alta densità. Così nessuno si va a lamentare. Ok. E voilà, adesso internet dovrebbe essere tutto verde, fantastico. Guardate quanto è bello avere internet tutto verde. Ok, direi che siamo stati bravi, direi. Oserei dire. Adesso dobbiamo aspettare l'arrivo di questa gente che... Mamma mia la coda. Quanto è lunga la coda? Ok, sapete cosa facciamo, regà? Andiamo a potenziare tutta questa autostrada a tre corsie, perché io ripeto, lo facciamo con l'Anarchy, non ha senso che le autostrade siano a due corsie. Persino qua in Italia stanno tutte a tre, per cui me ne vado a po' e potenziare. Ok, e mo' andiamo a fare la stessa cosa. Lì. Ok, adesso aspettiamo perché abbiamo un flusso improvviso di traffico che non so bene a cosa sia dovuto, perché non abbiamo costruito quel gran che, diciamo. Però si vede il problema si vede. Il che non è buono. Ok, per il resto qua siamo tutto a posto. Ok, cerchiamo di tirare sulla tariffa dei taxi al massimo, così meno persone li vanno a utilizzare. Ora non so perché abbiamo tutto sto traffico all'improvviso. Non mi pare che abbiamo costruito nulla di particolare, diciamo. Sarà forse perché è aumentata l'attrattività della città? Non saprei, sinceramente. Cavoli loro, di sicuro non cavoli miei. Tanto la città è arrivata a 80.000 e continua a salire. Fantastico. Stanno tutti trasferendo, ok. Cosa abbiamo costruito di nuovo? Cioè, una palazzina qua dietro si è costruita. Sono comunque 120 abitazioni. E basta. Beh. Ok.
Cavoli suoi, che devo dire. Allora. Perché me la sto giocando tutta senza parcheggi per ridurre il traffico, ma vedo che chiaramente non è chiaro. Vediamo come mai c'è tutto sto traffico. Sono curioso da dove è venuta questa ondata di traffico assurda. Lasciamo andare un po' il gioco, lasciamolo andare un po' così. Vediamo un po' perché è tutto veramente strano. Allora. Muova. Incidente. Oh, io non voglio mica star lì a perdere del traffico, però, quindi. Vedi che stai benissimo, non c'è più l'incidente. Ok. Ok. Manutenzione delle strade? Ok, siamo messi bene, ottimo. Allora è solo una questione di attesa adesso, vedere dove vogliono andare tutte queste persone. Che non dovremmo aver fatto quel grande aumento, eh? Ci ho messo giù giusto due cosine. Forse questi? No, sono tutti 30, 31, 32. Non sono quel granché di ingressi. Non so bene cosa di preciso abbia triggerato questo esodo. Vabbè. Noi aspettiamo pazientemente. Non è un problema. Sapete cosa? Devo fare una cosa che non abbiamo mai fatto da quando abbiamo iniziato sta serie. Andiamo a fare un boschetto qua intorno, almeno. Ok. E poi cespugli. Poi, ma quanti cespugli sta piazzando? Credo che la risposta sia sì. Quanti cespugli sta piazzando? Sì. Però. Quanti ne sta piazzando, regà? È una cosa assurda. Vabbè. Almeno adesso abbiamo un pochino di piante, dai. Qua abbiamo ancora la coda chilometrica da capire come mai si è creata. Vediamo. Aspettiamo, diamogli tempo e vediamo un pochino dove, come, cosa, quando. Onesto, onesto, potremmo provare a fare una seconda linea di autobus che letteralmente va in fondo all'autostrada a prendere gente e la porta alla fermata della metro. E basta. L'unico scopo della linea autobus potrebbe essere una buona idea. Che proprio non capisco da dove venga fuori questa enorme fila. Sono tutte persone che si stanno trasferendo ancora? A questo punto mi viene il dubbio. Vediamo. Eh sì, si stanno tutti trasferendo. Però. Però, non so dove si stiano trasferendo. A me non pare di aver messo quei gran palazzi o robe varie, però. Oh, si stanno trasferendo tutti. Altre 2000 persone sono arrivate in città, quindi noi diamogli tempo, aspettiamo. Che gli devo dire? Già.
Vabbè, proviamo la mia teoria, raga. Allora, noi abbiamo Pullman. Era questo quello dei Pullman, eh? Sì. Abbiamo 10 autobus a disposizione, li andremo ad usare tutti. E andiamo a mettere la fermata dell'autobus. Dove abbiamo una fermata della metro. Quindi cerchiamo di dargli una via laterale non centrale. Qua. Quindi se io mettessi una fermata degli autobus qua. E poi l'unico collegamento di questa linea è... Tu... Vai fuori città e torni indietro. Fine. L'unico collegamento è questo. E gli do 10 veicoli. Così ce li ho tutti in utilizzo. Bon. Se gli faccio far questo, sono proprio curioso di vedere effettivamente. L'unica cosa però, voglio... adesso mi farà un casino con gli autobus, ma vabbè. Lo lasceremo andare per vedere un pochino la differenza. Voglio avere l'autobus normale. Su tutte le linee. In modo che riesco a vedere gli autobus a quale linea appartengono e quali mi stanno creando problemi, perché altrimenti non riesco a distinguerlo. Quindi il primo, vabbè. Il primo tanto è blu, possiamo lasciare anche quelli CO classici. Però gli altri due li voglio normali. In questo modo posso distinguere quale autobus è quale. Ok. Facciamoli andare. Qua è bruciata una casa. Bruciate le auto, è venuto il finimondo, ok. Perfetto. E lui mi dice che c'è mancanza di autobus. Dagli tempo, zì. Dagli tempo. Ok. E adesso vediamo se sta nuova linea autobus, che va letteralmente alla stazione della metro e basta, ci va effettivamente a smollare un pochino la situa. Che per noi sarebbe molto comoda come cosa. Loro passano. Passano di qua laterale, perfetto. E al ritorno loro continuano di qua. Scendono e si connettono, perfetto. Ok. E per il resto aspettiamo e vediamo. Tanto la nostra città ha fatto 3.000 abitanti e continua a aumentare. Si vede che l'abbiamo resa così, così bella che tutti vogliono trasferirsi adesso con le aggiunte che ho fatto. Quindi adesso smettiamo di costruire per un po', facciamo andare la città e vediamo effettivamente chi come va. Vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, lo prenderò come un complimento da parte del gioco, che devo dire. Noi qua i budget dei servizi li abbiamo messi tutti al massimo, ne? Ma vi vado a mettere pure a zero la roba, che ce frega. Le tariffe di servizio ve le metto pure a zero. Così ancora più persone vanno a utilizzarlo. Che ce frega.
Dai. Adesso sono tutti ancora più felici. L'unico problema immagino che siano le case piccole, basta. Ok. Ok, sono molto contento. Allora, andiamo a vedere, ma dubito di aver già dei dati con gli autobus, anche se ci abbiamo provato. Boia. Così tanti passeggeri? Buono, dai, buono. Oh, potrebbe benissimo darsi che andremo ad aggiungere un altro... Un'altra cosa, altre linee del genere ad altre fermate della metro. Dovremmo aggiungere un altro deposito degli autobus, ma non dovrebbe essere troppo un problema. Ok. Questi autobus però sono sempre vuoti, questi autobus blu. Scusa, cioè, a sto punto. Cioè, hanno 20 autobus e sono quasi sempre vuoti. 0 19 0. Vabbè, allora zio, ciao. Ridotto proprio. Qua ne andiamo ad aggiungere. Insomma. Serve mica averne così tanti se sono sempre vuoti. Ok, adesso gli diamo un pochino di tempo, tornano all'ovile e poi dovrebbe ripartire il tutto. Sono proprio curioso di vedere, adesso che stanno tornando gli autobus rossi, sono proprio curioso di vedere quante persone effettivamente vanno a portare qua. Dovrebbe essere un numero abbastanza alto. Alcuni sono pieni, altri sono vuoti. Immagino che quelli vuoti siano quelli che hanno saltato la fila. Ok, dai, eccoli lì. Fate a gara per andare a consegnare i passeggeri. Bravi, bravi, bravi. Dove siete? Bloccati in fila ancora. Ok, eccolo il primo autobus. Eccolo lì che mi scarica le 80 persone che mi vanno dritte in metro. Fantastico. Chi sono io per dire di no? Guardate quante persone. Vengono tutte scaricate e vanno tutte in metro. Fantastico. Guardate che bello. Il nostro piano ha funzionato perfettamente. Qua proprio, qua ci vuole screenshot perché... Wow. Sono stracontento, raga. Ha funzionato esattamente tutto come l'avevo in mente. Quelli vuoti sono un po' una rogna, eh. Quelli vuoti, li ammetto, sono un po' una rogna, ma guardate gli altri. Mi vanno a scaricare tutti e il 90% di quelli scaricati me ne vanno in metro. Qua non tutti, qua la metà sono andati via, però. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Il nostro piano ha super funzionato. Questi mo vanno tutti in fondo a prendere. E mo riescono pieni. L'abbiamo svuotato bene qua al punto.
ce ne sono più di persone in attesa laggiù, non ce ne sono più di tante, abbiamo già svuotate. Qua potremo poi andare a ridurre. Ok, quindi se io vado a controllare le altre linee, no? Perché tipo la gialla... La gialla possiamo ridurre gli assegnati a 10, direi. Ok, la blu... La blu ne ha un po'. E 10 va bene. E la rossa gli lasciamo i 20. Ok. Ottimo, quindi questo dovrebbe ridurci un bel po' il traffico di veicoli in arrivo, perché tutte le persone possono prendere quello invece di venire in auto. Però raga, continuiamo ad avere... Noi abbiamo quasi 5.000 persone che sono venute qua. Scusate. Si sta trasferendo. Va a casa, si sta trasferendo, si sta trasferendo. Stanno tutti trasferendo, questi. Cioè qua stanno tutti riempendo degli edifici che non erano pieni. Quindi fenomenale. Adoro. Allora anche qua. Screenshot. Ok, sono veramente un botto contento, raga. Per una volta sono contento del traffico. Va bene, dai. Direi che per oggi ci fermiamo qui. Siamo arrivati anche a 500.000 di ingresso. Allora, e noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove vediamo se riusciamo finalmente a smaltire questa coda. E nel mentre inizieremo ad abbellire la città nei posti dove non andremo a cambiare altro in futuro. Ciao!